È una cosa struggente il film, ma veramente struggente. Insomma, consigliato a tutti quelli che hanno amato almeno 5 minuti nella vita. Avete amato 5 minuti nella vita? Il film è per voi. Da 5 minuti in su è per voi. Dove mi stai portando? Indovina, all'ultimo paradiso, te lo ricordi? L'avevamo battezzato così. Sì, la sabbia bianca e quel buon profumo di erbe selvatiche. È là che facevamo l'amore. Noi due in questa barca, come in un vecchio film romantico, come in una foto ingiallita dal tempo. La foto di due antichi amanti divisi dalla vita, ma sempre uniti. Sempre fedeli. Fedeli? Sì. C'è una fedeltà che dura nel tempo. Profonda, spirituale. Bello. Meraviglioso. Pensa, io penso che questa sia stata la più grande interpretazione di Romy Schneider. Pensa un po'. Sì. In assoluto, perché è vissuta. Poi una che ha avuto molti dolori, una signora che ha avuto molti dolori nella vita. E si sente benissimo. Ma anche Mastroianni in queste parti dà il meglio di sé, perché è molto nostalgico. Vi ricordate anche altri spezzoni di film che abbiamo come visto? Ucciciornie. Come? Ucciciornie. E si sente che lui ha questo momento di nostalgia vissuta, no? D'altro canto, quando la vita scorre, poi dopo comincia a fare i conti, no? Ahimè. Sì, non sono conti nel secco, so che ho fatto, non ho fatto, sono conti che le... E la vita va via, no? Non mi voler consolare dell'Ade, come dice Achilleus, no? Sì, però la nostalgia in fondo ti riempie, eh? Come, come no? È una cosa molto bella, perché è segno che hai vissuto intanto. Certo. E quello che hai vissuto ce l'hai ancora dentro. Ma è fatta infatti di due parole importanti, che ritorno, nostos, e algos, dolore. In fondo... Ritornare con dolore, ma allo stesso tempo col dolore nutritivo, E poi, nutriente. La nostalgia, nutriente. Questo qui, dà un sapore come di eternità, perché c'è quella frase, non so di chi sia, che dice: ciò che è stato non può non essere stato. Ma tu lo sai, io questo... l'anno prossimo qui inviterò... È un mistero questo, sì, eh? Sì, inviterò due trasmissioni sull'Alzheimer, inviterò due volte due persone sull'Alzheimer. Dimostrano, questi nuovi studi loro, dimostrano che non è vero che quelli di Alzheimer perdono i ricordi. Perdono il trasmettitore dei ricordi. Che poi invece possono riemergere benissimo. Che quindi quello che è stato è sempre stato. Non può non essere stato. È un mistero che ci lascia perplessi. Ma che ne pensi di noi? Avete un microfono da queste parti? Che sia la prima volta che vieni. Che ne pensi? Cioè, hai mai visto prima? Ti è mai capitato a vederci di notte? No. No, la prima volta quindi in assoluto. Che ne pensi? Sinceramente? Le riflessioni sono molto interessanti e complimenti al cantante, veramente. Bravo, sono rimasta. Acquisizione. Non scorderò di sicuro, tornando al testo. Allora, prendiamo un'altra lirica. Sì. Dai, andiamo adesso veloce. Passiamo a Ibn al-Farid, grande poeta mistico della letteratura orientale. Non a caso versi sufi, è un poeta nato al Cairo. Considerato appunto uno dei più grandi voci d'Oriente. Non la leggete inizialmente, perché merita di essere letta insieme, non ve la perdete, che è straordinaria. Aspetta, dopo commentiamo, dai. Vabbè, è uno dei massimi di tutte le epoche, dai, anche perché non è un poeta, è un sapiente. È un sapiente, dai. E sentite che cosa dice qui, sentite bene. Se vuoi vivere felice, sii martire d'amore. Se no, lascia l'amore a quelli che sanno amare. Chi non muore davvero del suo amore, di vivere d'amore, non avrà ventura. Chi non muore? Chi non muore davvero del suo amore, di vivere d'amore, non avrà ventura. Ecco. Che dire, diciamo. Taglia, eh? Taglia il respiro.
Allora, tocca a Lorenza, vero? Sì. Vieni, Lorenza, dai. Sì. Se vuoi vivere felice, sii martire d'amore. Se no, lascia l'amore a quelli che sanno amare. Chi non muore davvero del suo amore, di vivere d'amore non avrà l'avventura. Bene. Bene, ok. La morte dell'individualità, credo. Sì, va bene, dai, io... Vogliamo tentare di dire, Carlo, di dire qualcosa su Ibn al-Farid, perché tanto qualsiasi cosa poi... Intanto ti volevo chiedere se hai saputo che c'è stato questo congresso in Marocco di tutti i sapienti sufi moderni, sì, venuti da tutte le parti del mondo, sì, e hanno detto un sacco di cose. Io ho avuto l'occasione di sentire qualche cosa, moltissime delle cose che noi diciamo qui, grazie a te che sei, come dire, un esperto di questa materia. L'amore è al centro di tutto, quindi ripetono loro spesso questo che dice. Chi non muore, in realtà, è una cosa che c'era anche nella lirica che ci ha preceduto, in realtà è il movimento nuovo, quindi nuovamente, diceva la lirica di prima. Quindi l'amore fa rinascere sempre, è vero che muori, ma rinasci continuamente. E la vita in fondo che cos'è? È una serie di attimi che rinascono continuamente. Ma lì la cosa importante è sii martire d'amore. Se no lascia l'amore a chi sa mai, quelli che sanno amare. Chi non è disposto davvero di morire per amore, di vivere per amore, non avrà ventura. E che significa morire? Mutare. Muore il vecchio io. Certo, muore quell'io. Questo è Sant'Agostino. Puro Sant'Agostino. Che ci fa il desiderio di onnipotenza, di autoaffermazione, che ci fa, non ci fa riconoscere l'amore. Certo. Quando quello va abbassato. Siamo agitati da questo impulso, non lo troveremo l'amore. Quando moriremo a noi stessi e allora ritorneremo. Bisogna che si abbassa quella parte. L'orgoglio. Certo, è bene, l'orgoglio, l'orgoglio. Il più grande peccato, sì, è il primo. Esatto, l'orgoglio. Il più grande. Simone? Questo morire d'amore può essere ricondotto in un certo modo al processo alchemico, quindi alla grande opera, che c'era Basilio Valentin, mi pare si pronuncia. Basilio Valentin, sì. Senza la putrefazione nulla arriva alla luce. Sì. Può essere comunque riconducibile. Allora, è anche Insolve et Coagula. Esatto. Ecco, sono trattati dai medici che dicono la stessa cosa. Mm-hmm. È come il sciogliersi. Di necessità che si sciolga la vecchia personalità, il vecchio io, sì, si deve sciogliere, si diventare, e poi successivamente va ricostruito, si deve ricostruire, ma non è più quell'io, è diventato altro. Uh-huh. Questo processo, secondo gli alchimisti, senza amore non avviene. Per questo per il loro questo marchio è Omni Amor Vincit. Per questo ce lo ricordano continuamente, che senza amore tutti i processi alchemici, ma niente, ma proprio niente della vita può accadere. Chi vive senza amore ha anima tagliata, e secondo Dante è già morto, è morto in vita, non c'è più. E questo morire si vede camminare, ma non questo, lui non c'è più. Questo morire a se stessi, certo, dà sofferenza, perché devi passare attraverso questo cammino di conoscenza anche, è un cammino di autoconoscenza. Ma di distruttazione continua, devi morire, una parte di te deve morire. Allora, prima risentiamo il nostro tenore, sì, e poi andiamo al cinema. Dai, veloci. No, passiamo al cinema, credo, direttamente. Direttamente al cinema? Non c'è la seconda romanza? No. Non è prevista in scaletta? Dato che le scalette assolutamente le decido io, vuol dire che qualcuno ha sbagliato, non io. E chi sarà, mi chiedo? Non lo so, strano non aver sentito due romanze. Molto strano. Molto strano. Molto strano. Qual è la mia punizione? Nessuna, sentiamo la romanza. Prego. E poi andiamo al cinema. E poi Garamoni. Sfiorava l'arena
entrava ella fragrante.